Ovviamente è un auspicio, ma dobbiamo purtroppo fare i conti con una realtà che giorno dopo giorno evidenzia la moria delle imprese, la crescita della disoccupazione e soprattutto per i giovani l'assenza di prospettive. Di fronte a questa realtà, Fabrizio, dobbiamo chiederci noi che cosa possiamo fare. Concretamente, perché non possiamo continuare a guardare, come dire, inerti, a questa situazione qui. Hai ragione, infatti quello su cui dobbiamo puntare secondo me è la lotta alla burocrazia. C'è una burocrazia europea dettata dal mondo della finanza, c'è anche una burocrazia tutta italiana dettata forse da situazioni di comodo. Ecco, dobbiamo iniziare a lavorare seriamente sul tema della burocrazia che lo definisco veramente il male del nostro sistema. Il rischio davvero è che per i nostri giovani l'unica opportunità è quella di trovare un posto di lavoro a Equitalia e permettetemi di dire un posto di lavoro a Equitalia è un costo per la società, non è crescita del prodotto interno lordo. Io pur essendo chiaramente di estrazione economica, perché avendo studiato economia, è indubbio che devo guardare anche quel parametro che forse ci sta un po' antipatico che si chiama PIL. Ma alla fine il reddito della nazione non è la somma degli stipendi dei dipendenti pubblici, il reddito della nazione è ciò che viene prodotto. L'Italia ha delle enormi potenzialità, pensiamo al turismo, pensiamo alle economie agricole, pensiamo anche alla green economy che comunque non è ambientalismo di facciata, ma sotto sotto, e gli Stati Uniti d'America su questi sono stati geniali, sono anche delle fonti di economia non indifferente. Poi pensiamo alla nostra industria manifatturiera. Noi siamo i migliori al mondo per il design, per come progettiamo le automobili, le imbarcazioni e come pensiamo anche, voglio dire, alle case, perché pensiamo ai nostri architetti che sono i migliori al mondo. Che cosa abbiamo tassato finora? Le automobili, le imbarcazioni e le case. Ecco, questo non funziona, stiamo segando il ramo su cui siamo seduti. Dobbiamo puntare sulle nostre eccellenze per esserne esportatori e soprattutto, lo dice uno che non possiede la barca e non ha la passione per la barca, ma quest'estate i nostri porti, che sono fonte di guadagno, che sono fonte di reddito, erano vuoti. I cittadini italiani, possessori di barche, le hanno portate tutte all'estero. Questo non va bene. Certo, a beneficio di chi ci ascolta, ricordiamo che su un PIL di 1.500 miliardi di euro, circa 830, quindi più della metà, va nella pubblica amministrazione ed è una spesa improduttiva, Certo. come ricordavi, e che il turismo, noi abbiamo il 70, qualcuno dice l'80% del patrimonio culturale mondiale. Turismo, la terra, l'agricoltura, citavi prima, aggiungo la tecnologia, 3T, turismo, terra e tecnologia, potrebbero essere i volani di un nuovo modello di sviluppo che andrebbe a valorizzare questo straordinario patrimonio ambientale, culturale e umano, che è l'unica vera risorsa non clonabile, non delocalizzabile di cui l'Italia dispone, anziché continuare come dire, a scimmiottare chi oggi purtroppo è vincente perché, penso alla Cina, non dovendo fare i conti con diritti dell'uomo, libertà, sindacati, come dire, inevitabilmente è in grado di immettere sul mercato beni anche di qualità a prezzi non concorrenziali. Infatti questo è un ragionamento che abbiamo già portato in commissione ITRE legato al tema del Made in Italy. Su questo bisogna anche ammettere che c'è molto scontro all'interno anche delle nostre categorie produttive, perché abbiamo anche molti imprenditori che hanno delocalizzato in Cina e che vogliono far passare per italiano ciò che italiano non è. Ecco, dobbiamo forse puntare sulla nostra ingegnosità, sulla nostra creatività e iniziare a pensare anche a quegli strumenti di legittima protezione dell'economia che può essere fatto in un contesto europeo, anzi deve essere fatto perché penso che le nostre economie, parlo dell'Europa, insomma, sono molto, molto simili in termini anche di qualità e di rispetto del lavoro. Ecco, penso che si debba iniziare a pensare a questo tipo di barriere che poi significa poi semplicemente capire che laddove si sfrutta un bambino per produrre
produrre a basso costo, ecco, questi prodotti in Europa, se devono avere un mercato, lo devono avere fortissimamente penalizzato. Certo, certo. Fabrizio, io ti ringrazio, grazie a te. Ti do nuovamente il benvenuto nel Parlamento europeo e mi auguro che possano esserci spazi per convergere su delle iniziative comuni che in definitiva possano contribuire a far sì che questa nostra Europa sia un'Europa non solo dei banchieri, non solo dei burocrati, ma un'Europa con un'anima. Lo condivido pienamente, anche perché, come mi ha detto il mio capogruppo, l'onorevole Lavia, il primo giorno che mi sono presentato da lui, prima di tutto l'Italia. E uno come te, che ha chiamato "Io amo l'Italia" il suo movimento, non può che condividere questo pensiero. Prima l'Italia, e un'Italia più forte in Europa, penso che possiamo darci una mano per farla. Auguri. Okay. Auguri anche a te, grazie.